Il metaverso è considerato da molti il futuro di Internet. Si tratta di una realtà estesa generata al computer che include tutti gli aspetti della realtà aumentata, della realtà mista e di quella virtuale. Al momento è generalmente costituito da spazi in cui interagiscono esseri umani ed entità automatizzate. Stando ai ricercatori, entro il 2026, un quarto della popolazione mondiale trascorrerà almeno un'ora al giorno nel metaverso per lavoro, istruzione, fare shopping o socializzare. Le stime del valore del mercato del metaverso nei prossimi 15 anni variano a livello globale tra i 10.000 e i 30.000 miliardi di euro, sottolineando l'enorme potenziale della nuova piattaforma. Dubai vuole diventare un leader mondiale nel settore. La sua strategia per il metaverso punta a creare un giro d'affari di 4 miliardi di euro entro il 2030, creando posti di lavoro, migliorando i servizi e garantendo sostegno ad oltre 40.000 posti di lavoro che diventeranno virtuali. La strategia mira a rendere Dubai una delle prime 10 economie per il metaverso e a farne un hub globale per la comunità di appassionati. I giganti high-tech come Apple, Google, Microsoft e Meta, che comprende Facebook, stanno sviluppando la tecnologia che darà forma al futuro del metaverso. Lo stesso vale per Mastercard. Il rapporto annuale sull'indice dei pagamenti digitali ha dimostrato che i consumatori sono al passo con i tempi. Lo stiamo già vedendo, i pagamenti digitali sono cresciuti del 67%, si tratta di una cifra enorme, penso che ci sarà un'ulteriore accelerazione, l'aggiunta del metaverso creerà ulteriori opportunità. È molto importante stare al passo, è per questo che i nostri partner ci fanno molte domande, che si tratti di aziende fintech, commercianti o banche. Sono tutti curiosi di conoscere il metaverso e discutono di partnership future. Secondo il Forum Economico Mondiale, nei prossimi anni il metaverso si svilupperà soprattutto attraverso la realtà virtuale. La pandemia ne ha accelerato lo sviluppo, generando miliardi di euro di nuovi investimenti. Scopernia è una società con sede a Dubai che aiuta marchi e organizzazioni a comprendere le nuove tecnologie come il Web3 e a sfruttarne le opportunità. Il metaverso che interessa oggi è quello che consente di possedere le cose, creare qualcosa, possederla. Comprare una maglietta per il tuo avatar e poi rivenderla a qualcun altro. Se volete acquistare un terreno potete farlo. Potete acquistare e possedere il terreno e poi rivenderlo. Tutto questo cambia completamente l'economia. Ci sono nuovi modelli di business e nuovi modi di investire. Quindi ovviamente è necessaria una strategia. E questo tocca persone come me e voi, individui ma anche organizzazioni, aprendo un intero nuovo campo di possibilità. La catena di hamburger Pickle ha recentemente lanciato il suo primo fast food nel metaverso e col tempo spera di integrarlo nel mondo reale, permettendo di ordinare cibo da asporto. Per l'imprenditrice Briar Prestige, descrivere il metaverso in questo momento è un po' come descrivere Internet negli anni 90. Di recente ha trascorso 48 ore nel metaverso per saperne di più sulla realtà virtuale, su ciò che i marchi stanno facendo e sulle diverse piattaforme disponibili. Was not expecting that. Amazing. Very cool. Come imprenditrice cerco sempre di essere orientata al futuro. Dal mio punto di vista, il Web3 e il metaverso sono solo la continuazione di Internet. Ogni azienda, secondo me, diventerà un'azienda Web3. Quindi ho voluto iniziare a sperimentare. Incoraggio le donne o chiunque altro a essere curiose e a partecipare. E ovviamente volevo mettere in pratica ciò che predico. Così ho deciso di lanciare una delle prime collezioni di NFT degli Emirati Arabi Uniti attraverso il mio marchio di moda Briar Prestige. È stata presentata la prima settimana della moda del metaverso. Through my fashion brand Briar Prestige the label, and this was actually showcased on the world's first metaverse fashion week. Come per ogni nuova tecnologia, gli esperti sono divisi sulle possibili evoluzioni del metaverso. Ma i pionieri del Web3 non hanno dubbi, persone e aziende devono salire a bordo o rischiano di rimanere indietro, sia fisicamente che digitalmente.